Alessandro Valomo 0-0 con la San Benedettese, che tu commenti come? Ma secondo me abbiamo fatto una buona partita sotto il punto di vista del carattere. Siamo partiti forse non benissimo, ma abbiamo creato tanto. Sia i punti, c'è una squadra che doveva vincere, sicuramente eravamo noi, ma purtroppo la palla non è voluta entrare, abbiamo concesso poco, soprattutto il secondo tempo, abbiamo creato di più e forse è mancato un pizzico di cattiveria in fase offensiva nel concludere, ma se questa è la strada sicuramente i risultati arriveranno. Quali sono gli aspetti più positivi che hai visto oggi? Penso che ci siamo difesi in maniera ordinata sicuramente, nonostante un avvio forse un po' sottotono, poi abbiamo preso in mano le redini del gioco e siamo usciti fuori anche con carattere e abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta e abbiamo creato tanto, nonostante non abbiamo fatto gol, ma abbiamo creato sicuramente molto più di loro. Contro una squadra che andava tra l'altro letta in campo, visto che in settimana aveva cambiato allenatore, quindi poteva essere prevedibile. Sì, infatti noi facciamo spesso video con il mister per preparare la squadra avversaria, ma questa settimana è stato diverso perché sappiamo che cambiando allenatore certezze non ce n'erano, quindi abbiamo lavorato soprattutto su di noi e ormai penso che abbiamo raggiunto una certa maturità per leggere l'avversario in partita in corso. E il mister ci ha preparato bene su tutti i tipi di moduli che potevano fare e penso che infatti poi abbiamo dimostrato di esserci e ripeto, peccato che la palla non è entrata perché meritavamo secondo me. Il Sufio è tornato a giocare oggi nello stadio di casa, in un Druso completamente nuovo, ristrutturato, purtroppo a porte chiuse. Dal tuo punto di vista, che ambiente hai trovato? Ti è piaciuto questo terreno? Ma allora, per quanto riguarda il manto erboso è sicuramente fantastico, il campo è compatto, l'erba è bella folta, è fantastico veramente. La tribuna l'unica che c'è per ora è bella, è tutta nuova, quindi sicuramente una volta completato sarà sicuramente un bello stadio che dobbiamo far nostro, dobbiamo farlo nostro, deve essere la nostra casa e il nostro fortino. So che le curve le faranno soltanto in casa Serie B, quindi sarebbe bella avere il prossimo anno. Diciamo allora che bisogna crescere in parallelo all'impianto. Esatto, sì, il prossimo anno potremo essere entrambi in un'altra categoria. Grazie.